Benvenuti, buongiorno. Grazie a tutti quelli che sono venuti qui in sala e che ci stanno seguendo online. Lasciatemi appunto ringraziare in modo particolare Matteo Lanzafame, Marcella Zaccagnino, Pasquale Scaramozzino per aver accettato il nostro invito e un grazie particolare a Grimaldi Alliance per essere stato nostro partner in questa iniziativa, per aver ospitato il nostro incontro in questa sede così prestigiosa. Il CESPI, il Centro Studi di Politica Internazionale, è un think tank che dal 1985 svolge un ruolo sempre più fondamentale in un mondo in cui la complessità è cresciuta in modo esponenziale. Allora, il ruolo di un istituto come il CESPI è quello di svolgere un'attività di ricerca e di studio, ma anche creare occasioni di approfondimento e dibattito, come quello di oggi, con l'obiettivo di fornire ai diversi stakeholder coinvolti elementi utili, per definire strategie e poi prendere decisioni. È un compito non semplice che richiede un'attività di ricerca solida, capace di coinvolgere soprattutto i tanti attori e i diversi punti di vista che concorrono a definire una situazione o un processo in corso. È un lavoro ampio che si avvale di un sistema di relazioni e di professionalità, anche multidisciplinari, che il CESPI ha costruito negli anni e continua a costruire quotidianamente. L'Asia rappresenta un'area centrale delle dinamiche internazionali, non solo per la presenza dominante della Cina, verso cui è cresciuta la tensione geopolitica in modo particolare in quest'ultimo decennio, ma l'Asia è anche una realtà molto più articolata e complessa, che non si esaurisce nella sola presenza cinese. È spesso percepita in Italia come più lontana rispetto ad altri scenari più prossimi. È all'interno di questo contesto, così ampio e articolato, che il CESPI ha scelto un punto di osservazione, l'India, il paese che ha superato la Cina per numero di abitanti, un'economia destinata a crescere nei prossimi anni, con una struttura democratica che comunque rimane radicata, seppure in evoluzione. Quindi, un mercato potenzialmente importante, ma l'India ha anche un ruolo strategico e geopolitico rilevante, crescente all'interno dei BRICS, in quello che si definisce il Global South. È una potenza emergente che sta cercando di trovare e costruire una sua postura internazionale, ma è anche un paese con profonde tensioni di carattere religioso, etnico, legate alle disuguaglianze e un processo di transizione energetica non semplice da gestire. Per questo abbiamo pensato di creare l'Osservatorio India, uno strumento che consente di aprire un focus specifico su questo paese, cercando di comprenderne le dinamiche interne per a sua volta comprendere le scelte di politica estera. L'Osservatorio vuole essere un luogo di ricerca, ma anche un luogo di dibattito, di informazione, coadiuvato e coordinato da un sistema di relazioni e di partnership ampio a 360 gradi tra studiosi, enti e organizzazioni che si occupano di India in Italia e in India. Un lavoro che è supportato e coadiuvato da un gruppo che abbiamo chiamato Gruppo degli Esperti. Alcuni di loro sono qui presenti, li ringrazio: Stefano Manservisi, Mario Pezzini, Pasquale Scaramozzino e Michele Guglielmo Torri. Sono esperti con profili diversi, la cui interazione rappresenta il motore dell'attività di studio dell'Osservatorio, coordinato da Sergio Lugaresi, che è qui al mio fianco, fresco della sua esperienza come Executive Director presso l'Asian Development Bank. E all'interno di questo percorso abbiamo deciso di organizzare questo primo evento di lancio dell'Osservatorio, approfittando della pubblicazione poche settimane fa dell'Outlook dell'Asian Development Bank. Grazie appunto alla disponibilità di Matteo Lanzafame, grazie mille. Un'occasione che ci permette di collocare l'India all'interno del contesto asiatico e delle sue prospettive geoeconomiche. Credo sia un'occasione importante e rappresenti il primo step necessario per comprendere la postura e le dinamiche di questo paese. A questo punto io darei la parola al professor Sciaudone, partner del Grimaldi Alliance, che da tempo ha sviluppato una Va bene, partnership adesso ne con parliamo l'India, dopo. e Va bene, ringraziando ecco, per incredibile. l'ospitalità. Mi Prego. sono senza avere problemi che sono venuti subito. Grazie Daniele, scusatemi se non sono lì con voi in presenza come avrei voluto per partecipare alla giornata di oggi, ma le iniziative col CESPI e saluto Piero collegato anche lui da remoto purtroppo,
sono sempre un importante stimolo per noi per avvicinarci ad aree nelle quali operiamo oramai da tempo. Grimaldi Alliance, vi do così un piccolo flash su cosa siamo diventati, su cosa stiamo facendo. Siamo oggi presenti in 9 città italiane, Roma ovviamente la nostra sede, quella che avete la fortuna di vedere, io sono nella nostra sede di Bruxelles oggi. Abbiamo poi Napoli, Treviso, Padova, Verona, Torino, Milano e Bari e Parma. A breve avremo anche Bologna e Catania. Abbiamo poi le sedi estere di appunto Bruxelles, Parigi e Londra, nonché una serie di partnership che ci consentono di operare in oltre 60 paesi nel mondo. In particolare siamo presenti in India, con un partner con il quale collaboriamo oramai da oltre 4 anni e riusciamo a garantire proprio nei confronti di un paese così grande, sicuramente oramai il più popoloso al mondo, ma anche complesso nella sua diversità e nella sua eterogeneità, con uno supporto legale importante, alle imprese estere che operano, e italiane in particolare, che operano. Devo dire che iniziano a essere importanti anche i casi di investitori indiani che hanno a che fare con controparti italiane e in generale sono presenti sui mercati internazionali. Quindi l'esperienza che noi possiamo mettere a disposizione, grazie appunto ad un approccio multidisciplinare, che è quello che come Grimaldi Alliance stiamo portando avanti a livello nazionale e internazionale, è proprio quello di cercare di avvicinare una realtà a paese di questa rilevanza, di queste dimensioni. I livelli di crescita sono noti a tutti, 6-7% se non sbaglio, ma ci sono importanti economisti che potranno darci uno spaccato molto più dettagliato sulle prospettive di crescita del paese. Sicuramente l'India, dal punto di vista geopolitico e dal punto di vista economico-finanziario, troverà un ruolo sempre più importante come mercato e anche come investitore internazionale. Credo che l'idea di avere un osservatorio, l'idea di costituire delle strutture che stabilmente sono vicine alla collaborazione con le realtà economiche del paese sia una scelta fondamentale. Noi vogliamo essere un'infrastruttura che avvicina le realtà economiche dei diversi paesi nei quali operiamo. Abbiamo da subito immaginato una partnership per essere presenti in Cina, e quindi poter accompagnare gli investitori, e gli operatori economici, nelle loro attività in modo continuativo e costante. Non è una questione di come dire, scoprire oggi la rilevanza dell'India. Abbiamo cominciato a occuparcene, credo ormai da 2 o 3 anni, abbiamo già organizzato 2 o 3 iniziative nella nostra sede di Roma e continueremo a farlo. I miei soci sono oggi presenti in sala e parteciperanno ai lavori e collaboreranno alla discussione sicuramente dando il loro contributo. Ma le attività sono importanti dal punto di vista del banking finance, dell'energy, delle questioni contenziose a livello di arbitrati, delle possibilità di investimento in settori economici sempre crescenti. E quindi è proprio con la logica del lungo termine che occorre affrontare il rapporto con un paese oramai sicuramente centrale No, facciamo nelle dinamiche un geopolitiche. La rilevanza economica sul piano forse generale ancora non è stata pienamente valutata, ma sicuramente la nostra esperienza professionale è oramai ferma nel ritenere che la collaborazione tra operatori presenti in Italia, sicuramente verso l'India, ma anche imprese indiane che devono svolgere le loro attività nel mondo, è una necessità, così come lo è stata ad esempio negli anni passati con la Cina, dove siamo presenti con i più grandi studi al mondo, che partono della nostra alliance, e con gli Stati Uniti, che sono mercati di dimensioni enormi, ma non inferiori a quelle dell'India. Io vi auguro buon lavoro e vi ringrazio per averci coinvolto nell'organizzazione di questa giornata di approfondimenti su un tema così importante e direi rilevante. Grazie. Grazie, grazie mille.
approfittando di una pausa nei lavori parlamentari che oggi sono particolarmente intensi, darei la parola all'onorevole Piero Fassino, presidente onorario del CESPI. Prego. Grazie, grazie a te Daniele, agli amici del PESI, grazie al dottor Sciaudoni che saluto, grazie a Lugaresi che è con noi e mette a disposizione di questo nostro lavoro che proseguirà appunto come osservatorio su tutte le questioni che discuteremo questa sera, la sua esperienza e il suo sistema di relazioni. Ora, in poche parole, perché come ha spiegato Daniele, sono in una pausa di una seduta abbastanza intensa della Camera e quindi non potrò poi continuare a partecipare all'incontro. Però volevo comunque in ogni caso essere, diciamo, manifestare il mio pieno apprezzamento e il mio interesse. Ora, la vulgata, tutti sappiamo che l'Asia è importante, non c'è bisogno di spendere parole per spiegarlo, però la vulgata è spesso che si considera che poi il cuore di questa grande importanza, questa grande centralità che nel mondo globale ha l'Asia, è diciamo in capo alla Cina e per altri versi in capo al Giappone, cioè i due grandi Giappone, storicamente da sempre, diciamo, potenza di mercato asiatica, e la Cina con tutto ciò che ha rappresentato negli ultimi 30 anni. E negli ultimi anni è emerso però un elemento di verità che ha spinto noi a lavorare sui temi su cui questa sera siamo qui, e cioè l'India. L'India è un grandissimo paese, demograficamente da poco, da qualche tempo è diventato il primo paese del pianeta davanti alla Cina. Dal punto di vista dello sviluppo economico è un paese che ormai da una quindicina anni almeno, se non di più, conosce un incremento costante del suo prodotto interno lordo con tassi di crescita che stanno tra il 7, l'8 e il 10% all'anno. È un grande protagonista dell'economia globale e non è soltanto un grande protagonista economico, è anche un protagonista che coltiva e, come dire, rivendica delle ambizioni politiche. È uno dei paesi del BRICS, cioè insieme a Brasile, Russia, Cina e Sudafrica. Recentemente, proprio nell'ultimo vertice dei BRICS, questi paesi hanno deciso di allargare il loro formato ad altri paesi significativi del Global South. Il penultimo vertice di G20 si è svolto in India e è stato un luogo di confronto e discussione particolarmente intenso, sia sulle questioni del climate change, sia sulle questioni degli scambi internazionali. E in quel G20 si è visto quanto è complesso anche ricostruire, però, come dire, una condivisa governance del mondo, valga il fatto che in quel G20 non si è riuscito ad approvare nella dichiarazione finale alcuna parola sulla guerra russo-ucraina. Fotografia significativa di come c'è un apprezzamento molto diverso tra i paesi del Global South e il campo euro-americano di questo conflitto. Quindi la Cina, l'India è un paese strategico dal punto di vista economico, dal punto di vista politico, dal punto di vista degli equilibri strategici nell'Indo-Pacifico. Ed è un paese in cui l'Italia è presente già oggi consistentemente. Sono circa 600 le aziende italiane che hanno una presenza sul mercato indiano, e contemporaneamente cresce, come ricordava adesso il dottor Sciaudone, l'impegno di imprese indiane verso solo i luoghi tradizionali, diciamo, europei per l'India, che sono prima di tutto la Gran Bretagna e il mercato finanziario ed economico organizzato intorno a Londra, ma cresce anche un'attenzione sempre più grande anche per paesi come l'Italia, e cresce il numero di aziende, di operatori economico-finanziari indiani che guardano al nostro paese e investono nel nostro paese. E contemporaneamente l'India è impegnata in un vasto programma di riforme tese alla modernizzazione del paese, sul piano della politica industriale, nel settore dei trasporti, nel settore della sanità, nel settore agricolo. L'obiettivo è, soprattutto sul fronte industriale e tecnologico, di fare dell'India un grande hub manifatturiero di scala globale, quindi un paese che è, diciamo, segnato da un grande dinamismo economico e che tende ad affermare sempre di più un ruolo centrale nell'economia globale. Tutto questo porta un paese come l'Italia a doversi occupare
se ne deve occupare l'Europa, ma dentro la dimensione europea se ne deve occupare anche l'Italia. E io ricordo che tra Italia e India è stato sottoscritto al tempo del governo Draghi, dal presidente del Consiglio Draghi con il presidente Modi, un accordo di cooperazione biennale 2022 che viene necessità di riprendere, di rilanciare, di rinnovare in ragione tale da dare solidità e continuità a un rapporto di collaborazione economica e di cooperazione economica che naturalmente di cui tutti e due i paesi possono beneficiare in modo significativo. Il CESPI ha deciso di occuparsi di questo, così come ci occupiamo di quelle aree, quei diciamo, soggetti del mondo di oggi e della dimensione globale che svolgono un ruolo e che hanno, siamo l'unico centro studi, per esempio, che dedica quotidianamente attenzione alla Turchia e alle dinamiche di un grande paese come la Turchia, che è un altro grande paese che tende ad affermare un suo ruolo di potenza regionale dentro le dinamiche globali. Quindi io penso che per queste ragioni sia molto importante il lavoro che inizia oggi, il fatto che questa attività possa avvalersi dell'esperienza, delle competenze, del sistema di relazioni del dottor Lugaresi ci rende sicuri di poter fare un buon lavoro. E quindi io ringrazio il dottor Lugaresi, ringrazio Studio Shaudone che collabora con noi, come ha già collaborato precedentemente in altre occasioni, per esempio sulla Turchia, e auguro naturalmente a tutti buon lavoro. Mi scuso, ma diciamo, io sono parlamentare e il mio primo impegno è essere in Parlamento quando ci sono delle sessioni, soprattutto con votazioni come oggi. Grazie e buon lavoro. Grazie, grazie mille onorevole Fassino. Io a questo punto entriamo. Daniele, scusami se interrompo. Se Prego. posso solamente prima di smettere di parlare, volevo condividere con voi un dato interessante che la mia socia Rosaria Arancio, che è lì in sala, mi ha appena fatto notare. Se guardiamo i CEO delle, non so, 30 aziende, 40 aziende tra le più grandi al mondo, scopriamo che sono tutti indiani. Da Alphabet a Microsoft, YouTube, Adobe, World Bank, IBM, Palo Alto Networks, Artista, Novartis, Starbucks, Honeywell, eccetera. È un dato interessante, a mio avviso, che serve per completare l'analisi economica, perché dà l'idea di come oramai la presenza, appunto, delle elite, manageriali indiane sia una presenza globale. E questo conferma la riflessione che faceva prima l'onorevole Tassino, che ha posto un dato importante, cioè non possiamo più trattare l'India come una second best o una third best rispetto alla presenza dell'Asia Pacifico, ma sono ormai una realtà mondiale, non solo perché sono i più numerosi al mondo, ma perché probabilmente ricoprono sicuramente posizioni apicali in modo assai maggiore dei cinesi, direi sicuramente, direi anche dei giapponesi, e sono sicuramente molto più presenti in tante realtà economiche diverse rispetto a quella di origine. Questo, secondo me, è un elemento di riflessione non irrilevante anche sul medio-lungo termine. Scusate per l'interruzione. Anzi, grazie, credo che appunto sia una riflessione rilevante. Ora passerei la parola al nostro coordinatore Sergio Lugaresi, che appunto ci guiderà in questo pomeriggio. Do solo due indicazioni pratiche, appunto è disponibile la traduzione in inglese, e per poter interloquire con i relatori è possibile usare la funzione Q&A, domande e risposte, che trovate nel menu. Ora passo la parola appunto a Sergio, come dicevo, coordinatore dell'Osservatorio India per il CESPI, ha recentemente terminato il suo incarico presso l'Asian Development Bank e quindi ha vissuto no, in diretta le dinamiche di questi ultimi anni. Prego, Sergio. Grazie Daniele, buonasera a tutti, benvenuti, grazie di esservi collegati.
È già stato detto molto e già abbiamo ottenuto qualche risultato, aumentando, mi sembra già qui, la consapevolezza dell'importanza dell'India. L'ambizione che abbiamo come osservatorio, che stiamo costruendo, è quella di fornire analisi e informazioni su questo grande paese, ma non dimenticando, cercando di fornire anche un contesto in cui inquadrare le informazioni che possono essere utili a operatori e imprese. E quindi la nostra ambizione è quella di non trascurare gli aspetti istituzionali, legali, la storia, la cultura di questo paese, di inquadrare quindi le informazioni in questo contesto. Iniziamo con un aspetto che è l'economia, che ovviamente è importante, e lo facciamo con un metodo che penso continueremo ad usare, che è quello un po' dello zoom, che può andare avanti e indietro. Quindi incominciamo con una visione molto ampia della regione, come in quei film, no? Che iniziano e si vede la terra, poi si zooma fino alla finestra della camera dove sta succedendo l'evento che inizia il film, e con la presentazione dell'Asian Development Outlook, che è la principale pubblicazione dell'Asian Development Bank, la banca di sviluppo asiatica di cui l'Italia è membro insieme ad altri paesi europei. Io ho avuto la fortuna di essere direttore esecutivo per un gruppo di paesi europei, inclusa l'Italia, e lì ho conosciuto Matteo. Dunque è la pubblicazione più importante, viene fatta una volta all'anno e vengono fatti poi, mi pare, due update, uno solo, e due supplementi. Contiene, diciamo, il frutto dell'analisi degli economisti dell'Asian Development Bank, ma anche degli operatori che operano sul campo e anche della discussione con le autorità. Quindi è il frutto di un lavoro molto importante di raccolta di informazioni e di discussione. E ci permette appunto di avere un quadro della regione, di capire l'importanza dell'India nella regione e di inquadrare un po' questo paese in quel contesto. Quindi io passerei subito la parola a Matteo Lanzafame, che è Principal Economist presso l'Economic Research and Development Impact Department. I nomi sono cambiati da poco tempo per via di una riorganizzazione che abbiamo approvato. Matteo, la parola a te. Molte grazie Sergio, soprattutto per l'invito e grazie a tutti quanti per essere qui. L'introduzione sull'Asian Development Outlook l'ha appena data Sergio, quindi posso passare quella fase. L'unica cosa che vorrei, non so come fare, farvi notare sulla prima slide qui è che trovate un link a quella che è la landing page per l'Asian Development Outlook, quindi spero dopo la presentazione avete interesse a leggere il rapporto, trovare video, materiali, dati, potete trovare tutto quanto lì. Il sottotitolo del rapporto è, traducendo in italiano per la presentazione, è la prima volta, quindi se prendo più del tempo, che credo sia una ventina di minuti, fermatevi pure. Quindi la traduzione è crescita robusta tra prospettive esterne incerte. E quello che trovate sulla prima slide sono sostanzialmente i messaggi chiave del rapporto. Il primo è che l'anno scorso, quello che noi chiamiamo Asia in via di sviluppo, che è composta da 46 paesi che sono membri della Asian Development Bank e che vanno dall'Asia centrale, dal Caucaso, fino al Pacifico. Quindi si tratta effettivamente di una overview, diciamo, piuttosto vasta. Quindi l'economia è cresciuta del 5%, sostanzialmente trainata dalla domanda interna l'anno scorso. E questo è successo appunto nonostante la debolezza della domanda esterna. L'anno scorso l'economia globale è stata influenzata da una serie di shock, come sappiamo. Un segnale positivo è che le esportazioni, che avevano un trend declinante per la prima parte dell'anno, sembra abbiano toccato il fondo e stanno iniziando a risalire, in particolare per i semiconduttori, che sono un elemento importante nell'Asia. Questo, diciamo, è un elemento che richiamerò varie volte nella presentazione.
Per quanto riguarda l'outlook, la nostra previsione è che l'economia cresca del 4,9% sia quest'anno che l'anno prossimo, e questo succederà malgrado la continua disinflazione nella regione. Quindi ci aspettiamo che il tasso di inflazione complessivo scenda al 3,2% quest'anno e al 3% l'anno prossimo, dal 3,3% nel 2023. Questo è l'outlook, quindi sono, diciamo, le nostre previsioni, ma ci sono tutta una serie di rischi che sono soprattutto rischi negativi, diciamo, che sono legati al conflitto nel Medio Oriente, altre tensioni geopolitiche, l'andamento della politica monetaria negli Stati Uniti, possibili rischi dal mercato immobiliare in Cina e altri rischi che sono dovuti al cambiamento climatico, in particolare agli effetti del Niño quest'anno. Quindi quello che proverò a fare nei prossimi 20 minuti più o meno è andare un po' più nel dettaglio in questi messaggi. La prima slide che vedete qui è sostanzialmente una decomposizione dal lato della domanda della crescita nella regione l'anno scorso. E come dicevo, questa crescita è stata trainata dalla domanda interna. Quindi se guardate alla parte in blu scuro di queste barre, quello indica il consumo interno e possiamo vedere che è sostanzialmente rimasto molto robusto l'anno scorso, sostenuto in particolare da una crescente domanda domestica all'interno delle varie economie nella seconda parte dell'anno. Per quanto riguarda l'investimento, che è in verde chiaro, anche questo è stato abbastanza resiliente, in particolare in paesi come l'India, l'Indonesia, compensando invece della debolezza in altri paesi come la Thailandia e la Corea del Sud. Se invece poi guardiamo alla parte di domanda che viene dall'esterno e quindi in questa decomposizione alle esportazioni nette, lì potete vedere, le esportazioni nette sono in blu chiaro, potete vedere che in gran parte dei casi, in particolare nella prima metà dell'anno, il contributo è stato negativo, quindi di nuovo la domanda esterna l'anno scorso è stata abbastanza debole e ha in gran parte sottratto dalla crescita più che contribuire positivamente. Ma di nuovo, se paragonate la prima barra, quindi la prima parte dell'anno, alla seconda parte dell'anno, potete vedere che nel complesso il contributo è rimasto negativo ma è diventato minore, quindi ha sottratto di meno nella seconda parte. E poi se andate a vedere quelli che noi chiamiamo high income technology exporters, quindi esportatori di tecnologia di alto GDP o alto income, non so come tradurlo, e questi sono i gruppi sostanzialmente che veniva chiamato dei newly industrialized countries, quindi Hong Kong, China, Singapore, Corea del Sud e quello che ADB chiama Taipei China o Taiwan. Quindi se andate a guardare quel gruppetto vedete che nella prima parte dell'anno le esportazioni nette hanno sottratto dalla crescita, nella seconda parte dell'anno invece c'era un contributo positivo. E di nuovo questo dipende dal ciclo dei semiconduttori che dalla seconda parte dell'anno scorso è diventato, diciamo, positivo. In questa slide andiamo a dare un'occhiata un po' più approfondita ai settori industriali e dei servizi. Ci sono, diciamo, vari messaggi importanti. Dopo la prolungata debolezza della domanda esterna nella prima parte dell'anno scorso, possiamo vedere che l'attività industriale e in particolare manifatturiera è migliorata in maniera significativa, quindi potete vedere la parte di minimo di quelle curve e poi una crescita significativa nella seconda parte dell'anno. Nella parte della più a sinistra, quindi il panel A di questa figura che abbiamo a sinistra, potete vedere di nuovo gli high income technology exporters e il trend che descrivevo prima di un cambiamento del ciclo globale dei semiconduttori è molto chiaro in questo caso. Questi paesi, insieme ai paesi dell'Asia del sud-est, producono ed esportano più o meno l'80% dei semiconduttori a livello globale. Quindi quello che succede al ciclo globale ovviamente ha molta importanza per queste economie e diciamo anche l'opposto è vero.
Se guardiamo poi al panel B, che ci fa vedere le economie dell'ASEAN, possiamo vedere una figura un po' più eterogenea, ma sostanzialmente vediamo anche lì un miglioramento delle esportazioni nella seconda parte dell'anno, qui guidata in particolare dalla crescita della domanda per prodotti di elettronica. Infine, nel panel C, abbiamo l'Asia del Sud, per cui abbiamo soltanto due economie, dati per soltanto due economie. Il primo è l'India, e lì possiamo vedere che sostanzialmente la crescita è rimasta positiva per tutto il periodo, mentre invece per il Pakistan potete vedere chiaramente gli effetti della crisi dell'anno scorso e poi la stabilizzazione e la ripresa, anche se abbiamo comunque un valore negativo alla fine del periodo. E alla fine sul lato destro della slide trovate un altro grafico con appunto le vendite di semiconduttori, diviso per diverse regioni. E per quanto riguarda l'Asia Pacific, è la linea in blu chiaro, e di nuovo potete vedere che è passato in territorio positivo alla fine del periodo considerato. Per quanto riguarda i semiconduttori, di nuovo, data l'importanza del tema e dato il cambiamento che abbiamo visto l'anno scorso, abbiamo uno special topic all'interno del rapporto e se c'è tempo dirò qualche parola alla fine della presentazione. Ma sostanzialmente il driver più importante di questo cambiamento che vediamo nei dati è domanda relativa a semiconduttori che sono necessari per artificial intelligence devices, quindi diciamo, trend che vediamo è sostanzialmente trainato da questo. Passando all'inflazione, dicevo prima che abbiamo visto una moderazione delle pressioni inflazionistiche nella regione l'anno scorso e se guardiamo al primo panel a sinistra, quindi alla regione nel suo complesso, lì vedete una decomposizione della headline inflation, quindi del tasso di inflazione headline complessivo, e vedete chiaramente appunto che è diminuito. E questo è stato determinato in particolare da una caduta dei prezzi energetici, una stabilizzazione nella seconda parte dell'anno e una diminuzione dei prezzi del cibo. La parte in giallo invece che è core inflation, quindi l'inflazione eliminando questi elementi che sono più volatili, energia e cibo, è diminuita ma in maniera più graduale. Quindi diciamo ci sono ancora delle pressioni inflazionistiche. Se togliamo la Cina, quindi le medie che vi sto mostrando sono delle medie pesate, in gran parte sono pesate per il GDP all'interno della regione nel suo complesso. E la Cina più o meno il 45-46% del totale. Quindi quando in Cina c'è un trend diverso, questo ha un impatto significativo sulla media pesata. E questo è il caso per quanto riguarda l'inflazione. L'inflazione, l'anno scorso la Cina ha visto deflazione alla fine dell'anno, quindi pressioni inflazionistiche molto più basse. Per cui se guardate alla figura al centro vedete un pattern molto simile, ma tutto quanto è traslato più in alto, quindi inflazione all'esterno della Cina, nel resto della regione è più elevata. E in particolare food inflation, quindi l'inflazione per il componente di cibo all'interno dell'indice dei prezzi al consumo, ha contribuito per 2,7 punti percentuali, che è significativo in se stesso ed è più o meno il doppio di quello che contribuiva in media prima della pandemia. E uno degli elementi più importanti è stato il prezzo del riso, che è un elemento di deviazione rispetto alla moderazione dei prezzi del cibo l'anno scorso. E alla fine, appunto, se guardate all'ultimo panel, panel C sulla destra, vedete la dinamica dell'inflazione per la Cina e potete vedere appunto che l'anno scorso alla fine c'è un tasso di inflazione negativo, quindi deflazione è di nuovo dovuto in particolare al prezzo del cibo, alla diminuzione del prezzo del cibo. Per quanto riguarda le esportazioni, una storia che in parte vi ho già raccontato, qui appunto potete vedere diversi pattern. Le esportazioni dall'Asia sono cresciute in maniera molto significativa durante la pandemia, di nuovo gran parte dell'elettronica, dei semiconduttori globali vengono prodotti in Asia, quindi quando i paesi durante la pandemia sono andati in lockdown, la domanda di
prodotti per lavorare da casa, eccetera, aumentate in maniera esponenziale, le esportazioni dall'Asia sono aumentate in maniera esponenziale. Quando abbiamo avuto la riapertura post-Covid, post-pandemia, la domanda è passata dall'essere per questi prodotti a domanda di servizi, e questa è la parte che vedete della diminuzione delle esportazioni. E poi abbiamo un aumento di nuovo all'inizio dell'anno scorso, che è il momento in cui la Cina ha riaperto e quindi ha riniziato a esportare in maniera significativa, però questo trend non è durato granché, ancora una volta abbiamo una diminuzione, e l'ultima parte ascendente di quelle curve di nuovo descrive la spinta dei semiconduttori che vi menzionavo in precedenza. E senza andare troppo nel dettaglio, potete vedere nel grafico a destra questa decomposizione, potete vedere di nuovo electronics che in blu di nuovo, blu chiaro, che contribuisce in maniera significativa alle dinamiche che vedete in quella slide e comunque nel grafico a destra. E un secondo elemento importante è quello che abbiamo in arancione all'interno del quale, quindi minerals, all'interno del quale abbiamo anche il petrolio. Oh, questo non so perché il titolo sia un po' fuori, però questo invece riguarda i servizi, le esportazioni in particolare dei servizi. Queste rappresentano più o meno il 15-16%, o perlomeno lo erano nel 2022, e il 10% per la Cina e il 40% invece per l'India. L'elemento più importante per quanto riguarda la dinamica delle esportazioni dei servizi in questi anni è stato sostanzialmente il trasporto, servizi di trasporto. E questo è dovuto ai problemi che ci sono stati riguardo alla spedizione di merci e al trasporto di merci dovuti alla pandemia. Quindi, a causa delle restrizioni alla mobilità, il prezzo per, ad esempio, trasportare un container dall'Asia agli Stati Uniti o all'Europa è aumentato in maniera esponenziale durante la pandemia. E quando abbiamo avuto la riapertura è successo il contrario, e quindi questi effetti di base sono quelli che vedete sostanzialmente qui guidare le esportazioni. E questo è particolarmente vero di nuovo per la Cina, ovviamente. Condizioni finanziarie. Spenderò poco su questo perché sostanzialmente l'elemento centrale che ha determinato diciamo il pattern che vedrete in queste due figure e la politica monetaria negli Stati Uniti e soprattutto le aspettative rispetto alla politica monetaria negli Stati Uniti. Complessivamente diciamo le condizioni finanziarie sono migliorate l'anno scorso, però questi di nuovo su e giù che vedete dipendevano dalle aspettative rispetto a quello che avrebbe fatto la Fed. Quindi ad esempio verso la fine quello che potete vedere è che le valutazioni dei mercati finanziari sono aumentate, e questo era dovuto all'aspettativa che di nuovo la Fed tagliasse i tassi di interesse più o meno partendo dalla seconda metà di quest'anno. Noi abbiamo, il rapporto è uscito l'11 di aprile, il nostro data cutoff è stato un mese prima più o meno, quindi questi dati riflettono quello che noi sapevamo all'inizio di marzo. Ovviamente gli ultimi dati usciti per l'inflazione negli Stati Uniti sono meno positivi di quello che ci si aspettasse, e quindi adesso i mercati pensano che il primo taglio ci sarà probabilmente verso luglio se non settembre, alcuni dicono che non ci sarà nessun taglio quest'anno, quindi questa è un po' datata come figura. A destra invece quello che vedete sono i portfolio inflows, quindi i flussi di investimento a breve periodo, e di nuovo il pattern è molto simile, un peggioramento tra luglio e novembre, da novembre in poi trovate un miglioramento a causa di quelle aspettative che menzionavo, ma la cosa più interessante qui riguarda la decomposizione, quindi in arancione vedete i flussi per la Cina, in blu invece il resto di developing Asia.
Quindi per la Cina vedete che sono sostanzialmente negativi quasi per tutto il periodo, tranne che per gli ultimi 2 mesi, quindi febbraio e marzo di quest'anno. La ragione è che la Cina sta attraversando appunto una crisi del settore immobiliare, della proprietà immobiliare, e questo ha avuto un impatto significativo sulle aspettative degli investitori. Gli ultimi 2 mesi sostanzialmente riflettono il fatto che le politiche che sono state messe in campo dal governo e dalle autorità in Cina hanno portato appunto a un miglioramento delle aspettative rispetto alla crescita e alla, diciamo, risolvere i problemi del mercato immobiliare. Brevemente sul debito all'interno della regione. A sinistra potete vedere il debito pubblico come percentuale del PIL. Messaggio centrale, beh, probabilmente due messaggi centrali. Uno è che il debito è ancora molto elevato in Cina, se lo paragoniamo, scusate, in Asia, se lo paragoniamo al livello del 2019, quindi pre-pandemia. E le ragioni per questo sono sostanzialmente uguali a quelle per cui il debito è elevato in Italia e nel resto dei paesi avanzati. Quindi, per far fronte all'impatto della pandemia, i paesi in Asia hanno investito e hanno utilizzato la leva fiscale in maniera significativa. Quindi, se guardate quei diamanti gialli e li paragonate alle parti che indicano il 2023, lo paragonate alla parte grigia della bar, che invece indica il 2019, vedete insomma che il livello 2023 è più alto in quasi tutti, se non tutti i casi. L'aspetto positivo è che l'anno scorso, anche se in maniera diciamo non molto significativa, il debito è diminuito, il rapporto debito-PIL in media è diminuito dello 0,2% in Asia. E questo è dovuto sia all'inflazione più elevata che alla crescita comunque robusta. Quindi questo diciamo è più o meno la figura complessiva, però ci sono perlomeno 4-5 economie che hanno problemi più elevati di sostenibilità del debito, con tassi con rapporto debito-PIL superiore al 100%, tra cui il Bhutan, Laos, Sri Lanka, Maldive. Pakistan è ancora più basso, diciamo, per quanto riguarda di quella soglia. Per quanto riguarda il Pakistan e lo Sri Lanka, questi sono i due paesi che hanno attraversato la crisi l'anno scorso e in cui, diciamo, sostanzialmente la situazione si è un po' stabilizzata adesso attraverso gli accordi con l'IMF e così via. Ovviamente, insomma, avere l'accordo è una cosa, implementare le riforme che insomma, si sono, con cui si è trovato l'accordo sarà complicato per questi paesi. Un altro paese che ha diciamo, problemi di sostenibilità del debito è il Laos. Laos ha il 60% del debito complessivo che è in moneta straniera, sostanzialmente dollari. L'anno scorso la moneta si è deprezzata in maniera significativa. I tassi di interesse globali sono ancora relativamente elevati, quindi diciamo, il servizio del debito per il Laos è un problema al momento. E sul lato destro, senza spendere troppo tempo, quello che vediamo è il bilancio fiscale, fiscal balance, e complessivamente di nuovo possiamo vedere che c'è stato un miglioramento rispetto all'anno precedente. Ok. L'outlook, che per noi parte sempre da quelle che sono le baseline assumptions, quindi le ipotesi di base riguardo alla economia globale. E come vedete nella tabella a sinistra, noi ci aspettiamo che per i paesi avanzati, quindi Stati Uniti, area euro e Giappone, la crescita rallenti nei 2 anni che diciamo nel 2024 e nel 2025, in maniera un pochettino diversa, diciamo, tra le tre economie che stanno attraversando fasi diverse. Allo stesso tempo ci aspettiamo che di nuovo il processo di disinflazione continui e nel complesso si passi dal 4,5% di inflazione l'anno scorso al 2,4% quest'anno e al 2% l'anno prossimo. E questo sarà dovuto, di nuovo, le nostre aspettative sia all'aumento
prezzi dell'energia e del cibo che si stabilizzeranno rispetto agli anni precedenti, ma anche ancora agli effetti ritardati della stretta monetaria dell'anno scorso. Come dicevo, la nostra aspettativa è che ci sia un taglio dei tassi di interesse negli Stati Uniti e nell'area euro a partire dalla seconda metà di quest'anno, quello che potete vedere nel grafico in mezzo, mentre invece a destra abbiamo il prezzo dei commodities e lì, come dicevo, insomma, ho menzionato già un paio di volte, c'è una moderazione dei prezzi dell'energia, una moderazione del prezzo del cibo a livello globale. La deviazione da questo trend è il prezzo del riso, che è aumentato in maniera significativa l'anno scorso, ed è ovviamente qualcosa di molto importante per l'Asia, dove questo è staple food, quindi è qualcosa che consumano tutti. Le ragioni sono sostanzialmente due. Da un lato l'impatto di eventi atmosferici, quindi menzionavo prima il Niño, gli effetti che ha in Asia sono quelli di creare delle condizioni più di minori piogge, e ovviamente il riso ha bisogno di molta acqua per crescere e avere appunto dei raccolti abbondanti. Questo non è successo. E allo stesso tempo ci sono delle ragioni di restrizioni commerciali, in particolare dall'India. L'India è il maggiore esportatore al mondo di riso, e dall'anno scorso ha imposto una restrizione alle esportazioni di riso. Quindi questo ha avuto un impatto sul prezzo del riso a livello globale. Quello che vedete lì è l'indice più utilizzato in Asia. E quindi paesi come Bangladesh, le Filippine, sono paesi dove il consumo di riso e il prezzo di riso ha un impatto molto significativo sull'inflazione complessiva. Ok. Ok, quindi sull'outlook vado in maniera molto veloce. Vi ho già detto, la nostra aspettativa è che la crescita si stabilizzi intorno al 4-9% quest'anno e l'anno prossimo, e le regioni, le sub-regions, quindi le sub-regioni che guidano la crescita saranno sostanzialmente l'Asia del Sud e l'Asia del Sud-Est. Mentre invece per l'Asia dell'Est, dove abbiamo la Cina, vediamo un pattern diverso, di nuovo guidato dal rallentamento che ci aspettiamo per la Cina. Quest'anno l'aspettativa è di 4,8 di crescita per la Cina e per l'anno prossimo 4,5. Questo è una delle slide che ho aggiunto perché volevo mostrarvi sostanzialmente il peso dell'India all'interno della regione. Quindi questo rappresenta il contributo complessivo di diversi paesi, quindi India, Cina e il resto della regione, alla crescita complessiva nell'Asia in via di sviluppo. E se paragonate la media del 2015-2019 agli altri anni, 2024 e 2025, quindi potete vedere due cose. Potete vedere che la Cina è ancora molto importante, il suo peso, come dicevo, all'interno della regione è quasi il 50%, quindi anche se il tasso di crescita sta diminuendo, comunque il contributo della Cina è quello più importante all'interno della regione. Tuttavia, se guardate alla parte in verde che indica l'India, potete vedere che il peso dell'India nella crescita complessiva va dal 22% in media pre-pandemia al 25% atteso per il 2024 e al 28% nel 2025. Quindi il peso sta crescendo, ma è anche dovuto al fatto che l'India continua a crescere in maniera più veloce della Cina e di tutto il resto della regione. E questo era per darvi una, diciamo, un'idea un po' più precisa di quali sono i driver della crescita in India. Quindi l'anno scorso crescita, gli anni che trovate qui sono anni fiscali per l'India, non gli anni cronologici come per gli altri. Quindi l'anno scorso la crescita è stata del 7,6% e la ragione, diciamo, i driver di questa crescita sono stati vari se li guardiamo dal punto di vista dei settori. C'è stato un rallentamento dell'agricoltura a causa, diciamo, delle piogge irregolari di cui parlavo prima. L'industria invece,
l'output dell'industria è aumentato in maniera significativa, trainata da investimenti sia infrastrutturali che abitazioni, eccetera. E alla fine i servizi, appunto, che contribuiscono per oltre il 50% totale del PIL, hanno continuato a crescere, sia trainati da domanda interna, servizi immobiliari, finanziari, sia che esportazioni. E a destra abbiamo Purchasing Managers' Indices, quindi questi sono degli indicatori congiunturali. E quindi è interessante soprattutto focalizzare l'attenzione all'ultima parte, quindi ai dati più recenti. Quindi il trend è positivo per tutto il periodo, quindi un valore superiore a 50 indica un miglioramento e un valore più basso ovviamente un peggioramento. Quindi potete vedere che alla fine della serie temporale che abbiamo qui, che è più o meno l'inizio del 2024, il trend sta diventando ancora più positivo. Quindi questa è un'indicazione che per il futuro ci si aspetta che le cose vadano ancora migliorando. Tra l'altro credo che sia proprio uscito ieri il PMI, Flash PMI per febbraio, ed è ancora più positivo rispetto ai dati che vi sto mostrando. Inflazione, di nuovo molto poco da dire, l'aspettativa è che continui a moderare complessivamente e in tutte le regioni, con l'eccezione dell'Asia dell'Est, dove ci aspettiamo che le cose tornino più o meno verso una inflazione più normale, di nuovo trainata dall'aumento dei prezzi in Cina. E alla fine, insomma, solo due parole sui rischi. Abbiamo evidenziato in particolare questi quattro rischi, quindi conflitto nel Medio Oriente e le tensioni geopolitiche che potrebbero portare ad un aumento dell'inflazione a causa dei problemi di nuovo del trasporto, l'andamento della politica monetaria negli Stati Uniti che potrebbe avere, diciamo, un impatto attraverso tassi di cambio e deprezzamento delle monete in Asia e poi delle ricadute dalla crisi nel mercato degli immobili in Cina ed infine appunto gli effetti di El Niño. Nel report c'è una discussione anche di rischi di medio termine, abbiamo un approfondimento più tecnico in particolare per i primi due rischi che trovate qui e diciamo delle slide anche su questo, ma penso di aver già esaurito il mio tempo. Quindi, Grazie Matteo, molto grazie. interessante e magari ci sarà anche occasione con le domande e risposte di approfondire anche altri temi. Come avete notato, Matteo deve seguire certe regole, soprattutto nella denominazione dei paesi che sono state concordate all'interno dell'Asian Development Bank. Quindi trovate Taiwan indicata come Taipei, virgola, senza spazio, Cina. Questo non è un errore, ma è come è stato concordato. È l'unica istituzione internazionale in cui Taiwan è ancora presente. Ci fu un accordo siglato dai Giappone, insomma, dal presidente giapponese per cui è rimasto, ma ha dovuto cambiare il nome in questo modo, un po' strano. Abbiamo la fortuna di avere con noi Marcella Zaccagnino, che è il vice capo missione dell'Ambasciata d'Italia a New Delhi, in India, e quindi io darei la parola a lei per avere anche un po' un quadro delle relazioni tra Italia ed India, così da focalizzare un po' adesso un pochino di più sull'India. Marcella, ci sei? Buona serata a te. Marcella, non ti sentiamo. Ecco. Nella migliore tradizione di queste cose, mi è appena caduta la connessione sul computer che è stata perfetta fino adesso, e quindi scusatemi, spero che riusciate comunque a vedermi e sentirmi con abbastanza chiarezza nel frattempo che il mio wifi si riprende. Anche queste sono le meraviglie dell'India. Quindi,
Buon pomeriggio a voi, buonasera per quanto mi riguarda, mi scuserete se sono poco lucida, ma qui sono già passate le 9. Come si diceva in apertura, ecco, stringiamo adesso un attimo il focus su quella che è l'India e su quelli che sono i rapporti con l'Italia. Moltissimo è già stato detto. Quindi cercherò di non ripetermi e mi scuserete anche se avrò un taglio un po' istituzionale, però essendo questo, diciamo, il mio background, il mio ruolo, spero che insomma possa anche questo taglio diciamo, contribuire a disegnare un quadro quanto più possibile ricco e particolareggiato dell'India e della fase che stiamo attraversando appunto nel rapporto bilaterale. Cominciamo col dire che abbiamo subito un rallentamento non indifferente, durato quasi 10 anni, che è stato causato, come potete immaginare, dalla crisi dei Marò. Si è trattato di un episodio molto spiacevole che ha avuto degli strascichi molto più lunghi di quello che ci si sarebbe potuto aspettare e che purtroppo ha inquinato i rapporti bilaterali, lo dico senza usare un linguaggio eccessivamente diplomatico, per diversi anni. La situazione non è stata migliorata perché nel 2013, quindi un anno dopo il caso dell'Enrica Lexi, un'azienda italiana, Augusta Westland, è stata implicata in uno scandalo per corruzione e quindi questo, diciamo, ha ulteriormente inquinato le acque. Fortunatamente si è lavorato con coerenza e con costanza per riallacciare i rapporti. E possiamo dire che dal 2018 si è visto un netto miglioramento che è stato testimoniato dalla ripresa dei contatti al vertice che si sono svolti regolarmente ogni anno o dal vivo o in videoconferenza, considerata la pandemia, diciamo dal 2018 in avanti, quindi da governo Gentiloni in poi. La svolta positiva si è avuta sicuramente nel 2020. L'Italia è stata, diciamo, ha in un certo senso potuto beneficiare della solidarietà dell'India, essendo stata colpita più gravemente dell'India stessa nella prima ondata di Covid, e questo, diciamo, ha un po' aiutato. C'è stata molta solidarietà, che poi noi abbiamo restituito, peraltro, nel 2021, quando invece è stato il turno dell'India di essere colpita molto, molto pesantemente. Comunque diciamo che lo sviluppo più rilevante si è avuto nel novembre del 2020, quando si è tenuto il vertice virtuale tra l'allora Presidente del Consiglio Conte e il Primo Ministro indiano Narendra Modi. In occasione di questo vertice è stato firmato un piano d'azione quinquennale 2020-2024, che ha avuto il merito, diciamo, di inquadrare quelli che potevano essere i pilastri della collaborazione bilaterale, restringendo un po' il campo, giustamente, no? Andando a cercare quegli ambiti in cui esistevano delle sinergie e delle comunanze di interessi, in cui l'Italia effettivamente poteva offrire un contributo all'India e viceversa, e diciamo, rilanciando il rapporto in questi ambiti anche attraverso una serie di strumenti concreti. Quali sono questi pilastri? Li elenco rapidamente perché poi vedrete che ritorneranno. Il dialogo politico bilaterale e il coordinamento nei fora multilaterali, quindi vedremo che ci saranno e continuano ad esserci contatti a livello politico di vertice abbastanza regolari e anche, diciamo, c'è una certa continuità e una condivisione di priorità nell'azione multilaterale d'Italia e India. E poi ci torno. Il secondo pilastro è quello della cooperazione economica, di cui poi, magari, su cui poi mi soffermo un po' di più, dato il taglio dell'evento. Diciamo che i due settori che venivano individuati dal piano d'azione inizialmente come quelli dal maggiore potenziale erano food processing e manifattura avanzata, il settore della scienza e della tecnologia, quindi il terzo pilastro, scienza e tecnologia. E infine cultura e people to people, che sono ovviamente sempre, diciamo, un po' pilastri standard delle relazioni bilaterali, ma che nel caso dell'India rivestono particolare importanza e adesso poi arrivo anche a raccontarvi il perché. Come dicevo, appunto, il vertice virtuale 2020 segna il rilancio della cooperazione, rilancio della cooperazione che viene ulteriormente rafforzato durante il 2021, anno in cui l'Italia esercita la presidenza del G20, grazie alla quale riusciamo ad avere in Italia per la prima volta dopo tanto tempo un buon numero di ministri indiani, quindi una presenza indiana
alle volte virtuale, alle volte fisica, perché ancora le limitazioni del Covid imponevano questo, però insomma, ottime occasioni di contatti a livello politico. Si svolge anche nel luglio del 2021 la commissione economica mista, che riprende, diciamo, e sviluppa il dialogo intrapreso con il piano d'azione che citavo prima. E poi finalmente, in occasione del vertice G20 di Roma, si ha la prima visita in Italia del primo ministro Modi, che è sia appunto una visita per partecipare al vertice G20 che un vero e proprio incontro, una vera e propria, sì, un vero e proprio incontro bilaterale. Con il nostro primo ministro che all'epoca era Draghi. In questa occasione viene anche firmata, viene anche diciamo, sancita una partnership sulla transizione energetica, perché questo è un altro ambito nel quale diciamo, l'Italia può mettere a disposizione dell'India alcune soluzioni tecnologiche, ma anche di gestione regolamentari. Per aiutare l'India a raggiungere i propri obiettivi di neutralità climatica, tenendo anche presente che per l'India non si tratta soltanto di, diciamo, passare da fonti fossili a fonti rinnovabili, ma anche di aumentare la propria, diciamo, l'energia di cui ha bisogno per sostenere la propria crescita e la trasformazione della propria economia in una direzione che va sempre più verso il manifatturiero. Quindi non si tratta tanto di sostituire quanto, se vogliamo, di abbinare fonti rinnovabili a quelle che sono le fonti tradizionali. In tutti i casi esiste un vero problema ambientale in India. I record di inquinamento che si registrano costantemente qui a Delhi lo dicono chiaramente, e quindi esiste anche, insomma, una consapevolezza comunque che bisogna andare verso la direzione di una transizione che consenta, insomma, di migliorare queste situazioni. Quindi, di nuovo, partnership strategica sulla transizione energetica molto importante. Per la prima volta entra nel vocabolario, diciamo, il termine strategico che non è indifferente per noi altri diplomatici. Nel 2022, ulteriore passaggio importante, abbiamo la visita in India nel maggio del 2022 dell'allora ministro degli esteri Di Maio. Come sapete, il ministro degli esteri e della cooperazione internazionale ha due cappelli, non solo appunto quello di ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, ma anche responsabile del commercio internazionale. Quindi la visita di Di Maio a Delhi ha anche qui due cotè, quindi non solo l'incontro bilaterale con il proprio omologo, ministro degli esteri Jai Shankar, ma anche un incontro con il ministro degli esteri, scusate, con il ministro dell'industria e del commercio Goyal, e il ministro partecipa anche a un CEO forum con una partecipazione molto rilevante di CEO appunto di imprese sia italiane che indiane, di nuovo a sottolineare l'importanza della dimensione economica della collaborazione e gli ambiti di complementarietà anche in questo settore. Per l'Italia il 2022 è anche un anno importante perché aumentiamo la nostra presenza diplomatica in India con l'apertura di un nuovo consolato generale a Bangalore, nel sud dell'India, in quella che è considerata la Silicon Valley appunto indiana. Quindi, a dimostrazione dell'interesse del nostro paese a sviluppare, a consolidare, a approfondire i rapporti con l'India, un segno veramente tangibile, di questo interesse e dell'importanza che viene attribuita al rapporto bilaterale. Infine, vertice G20, questa volta nel 2022 la presidenza è indonesiana, ma nel frattempo in Italia ci sono state le elezioni, come tutti sapete. Al vertice G20 di Bali, in Indonesia, avviene il primo contatto tra il primo ministro Modi e la nuova presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni. I due si piacciono molto. Se girate un po' in rete troverete un sacco di meme che li ritraggono, diciamo, in atteggiamento molto, molto amichevole. Addirittura, insomma, c'è una grossa fetta della popolazione indiana che vedrebbe bene un matrimonio tra i due. Insomma, si crea immediatamente una grande sintonia. E il primo ministro Modi invita il presidente Meloni in India. Il presidente Meloni accetta, ma diciamo che arriva come un'enorme sorpresa il fatto che accettare questo invito implichi per lei arrivare effettivamente in India pochissimi mesi più tardi,
all'inizio di marzo del 2023. Nel frattempo l'India ha assunto la presidenza del G20 e diciamo, la visita del presidente Meloni coincide con altri due appuntamenti importanti, la ministeriale esteri del G20, che quindi porta in India anche il ministro Tajani, e quella che è la principale conferenza di politica internazionale dell'India, se non anche dell'Asia, il Raisina Dialogue. Il presidente Meloni viene invitata a fare da speaker principale a Raisina Dialogue, il che è un onore che viene concesso normalmente soltanto al leader che l'India considera veramente molto importanti e che vuole in un certo senso coccolare. Quindi non vi posso raccontare lo shock che abbiamo subito in ambasciata con la notizia che dovevamo organizzare tutto questo, diciamo in poco più di un mese, però siamo stati molto molto felici invece di appunto accogliere la delegazione del presidente Meloni, accompagnata dal ministro Tajani, e di organizzare per loro un programma, grazie anche alla collaborazione degli amici indiani, veramente molto intenso. Quindi, come in precedenza aveva fatto il ministro Di Maio, anche il ministro Tajani ha incontrato le imprese in un'altra edizione del CEO Forum. Invece, appunto, il presidente Meloni ha avuto un incontro bilaterale con il proprio omologo, il primo ministro Modi, e poi ha partecipato, come vi dicevo, al Raisina Dialogue in qualità di ospite d'onore. Ora, su Raisina Dialogue, quello che torno più avanti, diciamo, perché la partecipazione del presidente Meloni ha sottolineato, diciamo, la visione comune tra Italia e India delle priorità per l'Indo-Pacifico e anche in un certo senso ha sancito il riconoscimento che esiste un legame geostrategico tra Indo-Pacifico e Mediterraneo, mentre per quanto riguarda l'esito dell'incontro bilaterale, lo sviluppo più importante è stato l'elevazione del rapporto bilaterale a livello di partnership strategica. Si tratta ovviamente di un risultato assolutamente non scontato, visto il pregresso a cui ho fatto cenno poco fa, ma che anzi appunto rilancia ulteriormente la partnership verso un nuovo livello di ambizione. Quindi, oltre a diciamo, ribadire l'importanza del rapporto economico dei settori che già erano stati individuati in un qualche modo al piano d'azione, si apre a nuovi settori di valenza strategica, a partire dalla difesa, molto importante, lo spazio, la cyber security, e poi diciamo, si inserisce un terzo pilastro che è quello della mobilità. Il pilastro della mobilità è anche un pilastro da non sottovalutare e credo che basti fare riferimento a quello che diceva prima l'avvocato Sciaudone a proposito della presenza di CEO indiani nelle maggiori imprese globali. Quindi l'importanza della diaspora per questo paese è assolutamente fondamentale e quindi il tema della mobilità è centrale nei rapporti bilaterali con tutti i partner. Poi per quanto riguarda l'Italia, non ci dimentichiamo che il nostro paese ospita la seconda comunità indiana più grande in Europa dopo il Regno Unito, siamo 200-210 mila persone, quindi insomma si tratta di una destinazione molto importante ed è un elemento questo da tenere bene a mente. Non contenta, o meglio, molto contenta della visita di marzo, il presidente Meloni decide di tornare ovviamente a settembre del 2023 per il vertice G20. E quindi di nuovo la visita va molto bene, di nuovo c'è un incontro con il primo ministro Modi e questo incontro e questa visita danno ulteriore slancio e consentono di finalizzare di lì a breve, quindi uno ad ottobre e l'altro a novembre, due accordi molto importanti che danno sostanza alla partnership strategica. Il primo è l'accordo in materia di difesa e il secondo è appunto un accordo su mobilità e immigrazione. Quindi l'accordo in materia di difesa va da sé, insomma, che si tratta di uno sviluppo assolutamente essenziale perché le relazioni erano praticamente congelate dopo quello che era accaduto con il caso Marò, invece vengono assolutamente rilanciate, il che apre anche a delle prospettive molto interessanti per le nostre aziende nel settore della difesa, che fino adesso sono rimasti un po' ai margini, mentre invece appunto l'accordo di mobilità apre alla possibilità di aumentare ulteriormente
il numero di lavoratori, studenti, businessmen indiani che possono raggiungere l'Italia e risiedervi regolarmente. Ovviamente quello che interessa maggiormente in questo momento al nostro paese è avere dei flussi regolari di manodopera quanto più possibile qualificata o comunque insomma che possa contribuire alle esigenze del nostro mercato del lavoro, che come sapete, insomma, è un po' in difficoltà e in cerca di sbocchi. Quindi questi due accordi vengono firmati nel corso di due importanti visite in Italia del Ministro della Difesa e del Ministro degli Esteri indiani, di nuovo a testimonianza di una grande attenzione verso il nostro paese. Dove siamo oggi? Quindi arriviamo finalmente al 2024, ma siamo nella fase di attuazione di questi accordi. Quindi, per quanto riguarda la difesa, sono ripresi effettivamente i rapporti mill to mill, ci sono stati scambi di visite appunto a livello tecnico, ma piuttosto elevato. E nei prossimi mesi sono attese qui in India due port call della portaerei Cavour e della nave scuola Vespucci, che saranno due altre occasioni, diciamo, per valorizzare ulteriormente la cooperazione in questo ambito e per rilanciare anche le prospettive delle nostre imprese di settore. Mentre per quanto riguarda la mobilità, l'accordo a cui facevo cenno è entrato in vigore il 1 aprile scorso e siamo in procinto di riunire per la prima volta il gruppo di lavoro congiunto che dovrà definire i termini dell'attuazione concreta di questo accordo, sempre per portare, diciamo, con l'obiettivo principale di portare sempre più lavoratori regolari indiani per le esigenze del mercato del lavoro italiano. Per quanto riguarda la collaborazione politica, ho detto, una prassi di contatti molto frequente, peraltro è in programma una telefonata tra i due primi ministri per questa settimana, se riusciamo a finalizzare, quindi dicevo una prassi di contatti ormai abbastanza sistematizzata. In ambito multilaterale assistiamo ad una sorta di continuità tra alcune di quelle che sono state le priorità della presidenza indiana del G20 nelle priorità della presidenza italiana del G7, e faccio soltanto un accenno a quello che è il Global South e l'outreach, che il West, se mi consentite, deve fare nei confronti del West per evitare che si crei un divide che è assolutamente pernicioso per gli equilibri globali. Quindi questo sicuramente. Ci attendiamo appunto anche che l'India partecipi al vertice di Borgo Egnazia tra i paesi di outreach e diciamo, l'auspicio è quello che possa continuare a svolgere anche nei formati di cui fa parte, come ad esempio il BRICS, ma anche l'ASCO, un ruolo, diciamo, di dialogo con il G7, G7 Plus o l'Occidente allargato, come lo vogliamo chiamare, a differenza di altri attori che invece hanno un atteggiamento più critico, più di chiusura, più di rottura. Quindi è importante investire sull'India anche per il ruolo che può svolgere in questo contesto. Poi, passando ai temi un pochettino più economico-commerciali, alcuni dati, poi magari sono disponibili per tornare su qualche dettaglio. Diciamo che l'interscambio sta andando molto bene, non partiamo da cifre enormi, anche perché l'economia indiana è piuttosto chiusa, questo lo dobbiamo tenere presente. Quindi nel 2023 l'export italiano ha registrato una crescita del 7,6%, superando i 5,1 miliardi di euro, con i macchinari a farla da padrone come al solito, con circa il 40%. L'interscambio totale ha raggiunto la quota di 14,3 miliardi, con un leggero calo del 3,5% rispetto all'anno record che era stato il 2022, dovuto a un bilanciamento a favore appunto del nostro export, una diminuzione delle importazioni che forse insomma è anche coerente con quello che era l'outlook asiatico più generale. Per quanto riguarda la presenza delle imprese italiane, sono circa 700 le nostre imprese in questo momento presenti in India, di cui circa la metà con impianti produttivi che impiegano circa 50.000 lavoratori indiani, quindi insomma una discreta presenza e un discreto contributo a questa economia. Per quanto riguarda i settori, la manifattura avanzata,
la transizione energetica, come già dicevamo, e poi appunto sempre di più in prospettiva i settori strategici come la difesa e lo spazio che si sono aperti grazie appunto alla conclusione del partenariato strategico e ad alcuni accordi che ricordavo. Butto sul piatto così per ulteriore riflessione anche due possibili elementi che hanno un grande potenziale per cambiare ulteriormente il quadro: il corridoio IMEC, che è stato annunciato proprio qui al G20 di Delhi e che diciamo, interessa molto l'Italia, i cui porti potrebbero essere dei terminali importanti di questo corridoio che si prevede colleghi l'India all'Europa attraverso il Medio Oriente, ovviamente con tutti i distinguo che devono essere fatti, considerata la situazione geopolitica attuale, ma comunque come potenziale rimane intatto. E poi, questo punto un pochettino più dolente, gli esiti del negoziato in corso tra l'India e l'Unione Europea per la conclusione di un accordo di libero scambio, di un accordo di protezione degli investimenti e di un accordo sugli indicatori geografici. Come dicevamo prima, appunto, l'India è un paese, un'economia ancora molto chiusa. L'apertura attraverso un FTA, soprattutto con un mercato come quello europeo, sarebbe veramente un game changer e darebbe enormi prospettive concrete anche alle aziende italiane che sono comunque già qui ben posizionate. Mi fermo qui perché credo di aver anche ecceduto il mio limite di tempo. Vi ringrazio. Grazie Marcella, è veramente utile per un osservatorio come il nostro che sta iniziando le proprie attività avere anche questo inquadramento, questa ricostruzione delle relazioni tra Italia ed India. Nell'ultima parte sei tornata su elementi di carattere economico, quindi adesso chiederei al professor Pasquale Scaramozzino di intervenire e di fare i suoi commenti. Pasquale è membro del gruppo di, come per ora chiamiamo, di esperti dell'osservatorio ed ha studiato alla School for Oriental and African Studies di Londra, ora insegna a Tor Vergata, l'Università Tor Vergata di Roma. Pasquale. Grazie Sergio, buonasera a tutte e a tutti. Vorrei anzitutto ringraziare il CESPI e Grimaldi Alliance per aver organizzato questa sessione così utile e informativa. E la Asian Development Bank, in particolare Matteo Lanzafame, per averci illustrato l'ultima versione dell'Outlook in maniera così lucida e informativa. E se mi è consentito una breve nota biografica, la prima volta che ho incontrato Matteo Lanzafame è stato qui a Roma, una conferenza, credo, della Società Italiana degli Economisti, e Matteo era un giovane, brillante economista accademico, appena rientrato, credo, dal Kent, dove ha conseguito il suo PhD. E anche allora mi è stato chiesto di fare da discussant a una sua presentazione, quindi il ruolo si ripropone. No, mi concentrerò sull'India invece di commentare sull'Outlook in generale. Abbiamo visto dei dati veramente impressionanti sulla crescita indiana, tassi di crescita intorno al 7% l'anno, che sono estremamente elevati. C'è da dire che c'è una qualche discussione da parte di studiosi accademici sulla correttezza, sull'accuratezza di queste cifre, perché, per non entrare troppo nei dettagli, l'indice del PIL nominale viene deflazionato da indici dei prezzi per passare dall'indice nominale all'indice reale. E in India tendono a usare indicatori dei prezzi all'ingrosso, che sono più volatili rispetto agli indicatori dei prezzi al consumo, in particolare sono diminuiti notevolmente negli ultimi anni. E quindi questo ha determinato una crescita del PIL reale molto vicina al PIL nominale, utilizzando questi deflatori dei prezzi all'ingrosso. Utilizzando degli indicatori di prezzi al consumo la cifra è molto minore, però intorno sempre al 5%, che è un tasso di crescita di tutto rispetto per un'economia. La crescita dell'economia indiana è essenzialmente legata a uno sforzo di investimenti, come è stato detto. In particolare tenderei a enfatizzare il ruolo delle infrastrutture digitali, che anche se non quantitativamente così importanti da un punto di vista strategico, sono cruciali. Tra gli aspetti
positivi per certi versi, anche l'aumento nelle riserve di valuta estera, che consente una maggiore solidità all'economia rispetto a possibili shock. Tuttavia ci sono degli aspetti di potenziale vulnerabilità nella crescita dell'economia indiana. In particolare le esportazioni di merci si sono ridotte. La bilancia dei pagamenti presenta un deficit di bilancia commerciale. Le importazioni superano le esportazioni, pari nella misura circa il 2% del PIL. Vi sono dei flussi positivi di rimesse da parte degli emigrati, la diaspora a cui si accennava, e quindi il deficit di partite correnti è minore del deficit commerciale, perché riflette questi flussi in entrata di rimesse. Però ecco, il fatto che l'India sia strutturalmente debole in termini della sua performance di export, questo è un elemento relativamente critico. Questo deficit della bilancia delle partite correnti è compensato dai flussi di capitale. I flussi di capitale invece sono positivi e sono molto ingenti. Però se andiamo a vedere nel dettaglio, i flussi di capitale più ingenti sono flussi di portafoglio piuttosto che legati a investimenti diretti esteri, quindi sono essenzialmente legati all'allocazione di portafoglio degli investitori, e questi investimenti sono quelli più volatili e quelli che possono essere possono trasformarsi più rapidamente in deflussi di capitale. Flussi capitale fini di portafoglio speculativi possono facilmente trasformarsi in deflussi. Giusto la settimana scorsa c'è stato un meeting a Washington del Fondo Monetario Internazionale con i governatori delle maggiori banche centrali, una sessione dedicata ai flussi di capitale, e in quella sessione il governatore della South African Reserve Bank, della banca centrale sudafricana, ricordava come quando parla con degli imprenditori sudafricani, questi dicono sì, i flussi capitale sono molto importanti, ne vorremmo di più. Quando invece parla con i suoi colleghi alla banca, dice no, i flussi capitale sono pericolosissimi perché sono molto volatili, e quindi bisogna stare attenti. Quindi sarebbe auspicabile che i flussi di capitale in ingresso nell'India fossero più di lungo periodo, relativi a investimenti diretti esteri piuttosto che legati a logiche di portafoglio. Vi sono anche delle, come dire, vorrei anche accennare alcune possibili criticità o vulnerabilità dell'India se si guarda un'ottica di più di lungo periodo. Una caratteristica dello sviluppo economico indiano degli ultimi decenni è stato essenzialmente quello di passare da un'economia sostanzialmente agricola a un'economia sostanzialmente basata sui servizi, mentre il processo normale per i paesi in via di sviluppo emergenti va dall'agricoltura alla manifattura ai servizi. L'India ha scommesso, si vuole, sulla crescita dei servizi, saltando quasi questa fase intermedia del settore manifatturiero. E questo le ha consentito di diventare un leader in alcuni settori, ma ci sono dei problemi associati a questo tipo di crescita. Essenzialmente l'occupazione generata dalla crescita nel settore dei servizi tende ad essere minore rispetto all'occupazione generata da una crescita del settore manifatturiero. E questo è stato ricordato anche in alcuni dei lavori preparatori dell'Outlook che sono citati nel lavoro. Quando il settore manifatturiero si espande anche l'occupazione in misura maggiore che non nei servizi. E quindi potenzialmente questo può dar luogo a una cosiddetta jobless growth, un processo di crescita che non si traduce in un aumento di posti di lavoro in misura adeguata. E quindi questo è un possibile elemento di criticità nello sviluppo economico indiano. Se si guarda più in dettaglio, in maniera più disaggregata, alla struttura di vantaggi comparati, se si vuole, della struttura produttiva indiana, negli ultimi decenni questa si è andata modificando e
Adesso l'economia indiana ha dei vantaggi comparati in settori relativamente avanzati da un punto di vista tecnologico, con il settore dell'industria farmaceutica, chimica, del IT, e quindi in questo senso è più in grado di competere i mercati internazionali, può produrre delle esportazioni a maggiore valore aggiunto. Esistono tuttora però delle barriere, ricordato barriere tariffarie. L'India era stato un paese quasi chiuso sino alla fine degli anni 80 e inizio degli anni 90, quando le prime riforme in questo senso sono state messe in atto, inizio degli anni 90, anche su input del Fondo Monetario Internazionale. All'epoca il primo ministro Narasimha Rao e il ministro delle Finanze Manmohan Singh, che successivamente è divenuto primo ministro per il Partito del Congresso, hanno ridotto, hanno iniziato a ridurre le tariffe in maniera sostanziale. Quindi tariffe che erano estremamente elevate si sono ridotte in maniera cospicua. E si è visto che i settori in cui le tariffe sono state ridotte in misura maggiore sono quelli che hanno anche sperimentato un maggiore aumento della produttività. Questo risulta anche da alcuni studi fatti anche con colleghi della Asian Development Bank dell'epoca. Quindi una riduzione delle tariffe ha portato ad un aumento della produttività nei servizi, non nei servizi, un aumento di produttività nei settori in cui queste tariffe si sono ridotte. Però tuttora, su base comparativa, le tariffe alle importazioni in India sono relativamente elevate. E quindi questo ha anche delle implicazioni in termini di protezione delle proprie industrie. Alcuni studiosi hanno notato come il sistema produttivo indiano è tuttora caratterizzato da alcuni grossi gruppi che sono relativamente protetti tuttora e che potenzialmente possono godere di rendite di posizione. E quindi questo è una possibile difficoltà che dovrebbe essere affrontata. In generale, insomma, queste difficoltà della bilancia dei pagamenti, afflusso di capitali, si potrebbero essere associate alla possibilità che il tasso di cambio sia relativamente sopravvalutato, e questo può condurci all'analisi della politica monetaria. In India la Reserve Bank of India segue delle regole di politica monetaria simili a quelle dei paesi sviluppati, essenzialmente un cosiddetto inflation targeting, quindi ha un obiettivo di inflazione e aggiusta i tassi di interesse per cercare di raggiungere questo obiettivo. Quindi se l'inflazione è superiore al limite obiettivo, i tassi di interesse vengono aumentati e viceversa se al di sotto vengono ridotti. Questa cosiddetta regola di Taylor, che è adottata da gran parte delle banche centrali, istituzioni di politica monetaria dei paesi sviluppati, e che tende ad essere adottata anche da molti paesi emergenti o in via di sviluppo. E c'è un dibattito se, insomma, la politica monetaria più appropriata per i paesi emergenti debba semplicemente ricalcare o riprodurre quella che già viene eseguita nei paesi in via di sviluppo, in paesi sviluppati, ovvero se la politica monetaria debba essere più mirata alle esigenze specifiche dei paesi. Ci sono molti altri aspetti che potrebbero essere trattati, quello della finanza pubblica. È vero che il deficit pubblico è migliorato negli ultimi anni, però è tuttora presente, e in India c'è una difficile interazione tra autorità centrali e autorità federali degli stati. L'India è una unione federale, e dei trasferimenti vengono realizzati dallo Stato dal governo centrale agli stati,
Esistono delle formule che vengono eseguite, ma di fatto il governo centrale spesso non fa che accomodare i deficit degli stati, dei vari stati della federazione, quindi una sorta di gap filling. Alcuni autori si riferiscono a questa politica come fiscal dentistry, per così ex post colmare i gap dei bilanci dei vari stati. L'istruzione, l'India ha degli istituti universitari di assoluto livello mondiale, l'Indian Institute of Technology. È stato ricordato la sovrarappresentazione degli indiani tra i chief executive officer delle maggiori imprese globali, ma ad esempio anche il primo ministro della Gran Bretagna è di origine indiana, Rishi Sunak, come pure molti ministri del cabinetto, del governo. E quindi la diaspora indiana è molto rilevante. Però ecco, accanto a queste situazioni di eccellenza vi sono tuttora delle situazioni critiche per quanto riguarda la scolarizzazione in un ambito più ampio. E questo conduce un po' alla considerazione che tuttora vi sono dei forti dualismi nell'economia indiana, dualismi tra aree urbane e zone rurali, ma anche disparità tra stati, con stati molto più ricchi, più prosperi di altri. Quando vi sono delle disparità regionali, può avvenire che gli stati inizialmente meno sviluppati crescano più rapidamente di quelli più avanzati, quindi è una forma di convergenza, oppure può avvenire che invece gli stati, le regioni meno sviluppate continuino a soffrire un gap, e questo sembra essere avvenuto in India. Quindi sembra che tuttora gli stati meno sviluppati dell'India non abbiano beneficiato interamente della crescita a livello aggregato. L'ultima considerazione che vorrei fare ha a che fare con il cosiddetto Human Development Index delle Nazioni Unite, che considera una serie di indicatori non soltanto economici, ma anche sociali, aspettativa di vita, livello di istruzione, di scolarizzazione. L'ultimo dato più recente, dallo Human Development Index dell'India a 0,64, che per porlo in prospettiva è il 134esimo fra 193 paesi. Quindi tuttora in termini di questo Human Development Index l'India non ha colmato il divario rispetto a paesi più avanzati. La sua posizione nel ranking è appena al di sotto di quella del Bangladesh e anche dell'Iraq. E quindi è vero che l'India è cresciuta molto negli ultimi decenni, presumibilmente continuerà a crescere a ritmi molto elevati, però ecco, vi sono degli elementi di criticità nella crescita dell'economia indiana e delle disparità regionali o sociali che sono tuttora presenti. Grazie Pasquale. Cioè, hai ricordato una cosa importante, che quando parliamo dell'India, come della Cina, come di tanti altri paesi, le medie sono indicatori sì importanti, ma insomma che riducono molto l'enorme eterogeneità che c'è in questi paesi. Quindi dovremmo sempre di più cercare di vedere l'India, come anche altri grandi paesi, nei loro aspetti di differenziazione territoriale, di reddito e così via. Mi sembra stiamo scaldando i motori come osservatorio, dico abbiamo forse un pochino di tempo per qualche domanda, qualche osservazione, sia in sala che in remoto. Prego, scusate, io non conosco tutti, quindi se potete introdurvi. Grazie. Salve, Andrea Cosentino, siamo un think tank finanziario tra Roma e Londra. No, molto interessante l'export spinto dai semiconduttori,
Qua, qual è il ruolo di Taiwan? Cioè, a parte Taiwan, ci stanno altre realtà che producono semiconduttori di media o bassa qualità? E poi una curiosità è il ruolo tra la BRICS Bank e la ASEAN Bank. Rispondiamo subito. Sulla seconda credo di poter rispondere che non so rispondere. Io sono all'interno del Dipartimento di Economia, quindi questo diciamo sono elementi che vengono più trattati da Operations. Non so se Sergio, probabilmente tu sai più di questo rispetto a me. La EDB ha rapporti istituzionali con varie altre banche di sviluppo, con varie altre istituzioni internazionali. Non so se precisamente con questa abbiamo degli accordi. Ma sostanzialmente insomma non ci sono delle barriere ad accordi. Dipende appunto dagli issue, dalle questioni che si prova a risolvere e se c'è un'opportunità di collaborazione la EDP insomma non ha problemi in questo. Per quanto riguarda la prima domanda, quindi come dicevo noi abbiamo uno special topic all'interno del rapporto, quindi se interessa si può andare a leggere quello. Quello che vediamo noi dei dati sostanzialmente è dovuto alla eterogeneità della specializzazione produttiva. Lei stava menzionando Taiwan, quindi TSMC, Taipei China. Lui ha detto Taiwan, quindi credo di poterlo ripetere. Diciamo, l'aumento di queste esportazioni di semiconduttori è trainato da due semiconduttori in particolare, sono i chip di memoria e sono i microprocessori. Taipei China è specializzata nella produzione di microprocessori high-end, quindi quelli che appunto servono per il training, no? Di artificial intelligence. Tuttavia, questo non è sostanzialmente la parte più importante dei semiconduttori che vengono prodotti da Taipei China, che invece produce una vasta gamma di semiconduttori. Quindi vediamo l'aumento delle esportazioni per quanto riguarda appunto questa economia, ma l'economia che ha tratto finora più vantaggio da questo diciamo, aumento, da questo cambiamento del ciclo è la Corea del Sud. La Corea del Sud, l'80% credo più o meno delle esportazioni vengono di semiconduttori, sono memory chips. E la ragione è che Artificial Intelligence ha bisogno sia dei microprocessori avanzati per il training, ma anche di molta più memoria rispetto ad altre tecnologie. Perché appunto questo continuo diciamo, training di AI avviene attraverso una serie di ripetizioni molto elevate. E per fare quello c'è bisogno di tantissima memoria. Questi chip vengono prodotti a livello globale per una buona parte in Corea. Quindi finora abbiamo visto che presi complessivamente c'è questo aumento delle esportazioni trainato dai semiconduttori, ma se poi si va a guardare diciamo, all'interno di quel gruppo di paesi che produce appunto l'80% dei chips a livello globale, vediamo ancora queste differenze che sono determinate da questa eterogeneità nella specializzazione produttiva. Altre domande? Prego, professoressa. Ah, grazie. Dunque, io vorrei fare alcuni commenti sull'immagine che esce dell'India che esce da queste relazioni che sono state fatte. Mi riallaccio a quanto detto dal collega Pasquale Scaramozzino vorrei aggiungere alcune considerazioni che secondo me vale la pena studiare se si vuole approfondire il tema dell'India. Dunque, nel complesso lo sviluppo economico indiano è uno sviluppo di bassissima qualità. E la bassissima qualità, al di là della crescita, al di là della crescita, e la bassissima qualità è stata in parte introdotta da Pasquale, posso dire Pasquale, da Pasquale, quando ha parlato di due cose importanti. La crescita senza occupazione, il modello di sviluppo di una crescita senza occupazione, e del basso livello di indice di sviluppo umano. Questi sono due aspetti, io ne aggiungerei altri ancora. Per esempio aggiungerei il fatto che l'80 e passa per cento
della manodopera indiana è assunta con contratti di tipo informale. L'80% con il settore agricolo, che ha oltre il 90%. Quindi noi possiamo dire che il modello di occupazione in India è sostanzialmente informale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che le persone sono pagate poco, assunte in modo precario, non hanno assistenza sanitaria di nessun tipo, non hanno assistenza sociale di nessun tipo, e così via. Ci sono tonnellate di libri su questi aspetti. Questo è il primo aspetto. Quindi uno sviluppo economico che cresce così con questi dati a spese di alcune componenti della società, di una componente importante della società, perché l'occupazione, se si parlano di cifre come 80-90%, stiamo parlando del totale della manodopera indiana, o quasi, con un'eccezione che è questa parte dell'economia indiana che è rappresentata da questa aristocrazia operaia, che sono quelli che lavorano nei settori che sono stati indicati come settori di traino. Questo è il primo aspetto. Un secondo aspetto che io ritengo molto importante, ovviamente questo, chiudo il discorso dell'economia informale, si rivela quando noi andiamo a valutare lo sviluppo umano, perché quando si valuta l'indice di sviluppo umano si va a vedere il grado di istruzione, l'aspettativa di vita e il reddito. I dati principali sono, secondo me, per capire in che modo vive la popolazione indiana, sono l'aspettativa di vita, il livello di istruzione, e questa è una questione molto rilevante. L'India ha un livello di istruzione molto, molto basso. Al di là degli istituti, è vero, ci sono gli istituti, quelli importanti, quelli da cui la gente fa la fila per entrare, ma l'India ha 1,5 miliardi di abitanti, non è che vanno tutti nell'Indian Institute of Technology. Ecco. Quindi questo per quanto riguarda. L'altro aspetto che secondo me non abbiamo considerato, che invece va considerato, è che l'India non sta investendo praticamente niente sull'ambiente. Cioè, questo vuol dire che la crescita economica dell'India avviene a spese delle ricadute ambientali. Cosa che non accade in Cina. La Cina sta riducendo il suo tasso di crescita, negli ultimi anni ha avuto una riduzione del tasso di crescita, ma ha risolto una gran parte dei problemi ambientali. Sta risolvendo. Comunque sulla strada, se si va a guardare i BRICS, viene fuori chiaramente che di tutti i paesi BRICS, l'unico paese che non sta investendo sull'ambiente è l'India. Quando si fanno queste domande, io ho fatto una ricerca a lungo su questo aspetto, sono stata in India a parlare con questo famoso, com'è che si chiama, quella struttura che c'è a Delhi, che si occupa delle relazioni internazionali dell'India, non me lo ricordo, invecchiando non mi ricordo più le cose, le parole. Questa struttura, loro mi hanno detto che quando io ho chiesto i motivi della differenza fra l'India e la Cina, perché l'India investe sull'ambiente, la Cina investe sull'ambiente e l'India no, loro mi hanno detto perché la Cina non è una democrazia, quindi il governo decide di fare quello che vuole e lo può fare. Noi invece ogni volta che facciamo un'azione dobbiamo confrontarci con la popolazione, perché siamo una democrazia. Si nascondono sotto questa parola. Quando invece se si va a vedere il tipo di democrazia indiana, i dubbi è vero che l'India è la grande democrazia, la più grande democrazia del mondo? Io non ci credo, non ci ho mai creduto e oggi non ci credo, ci credo ancora di meno. Perché la democrazia... Grazie Elisabetta, importante questioni che cercheremo di affrontare, e quell'osservatorio anche, come diceva Daniele, vuole essere anche un involucro di discussione, di dibattito su tanti temi. Altre domande? Volete subito rispondere? No, vediamo. No, ho riveso da commentare. No, io ringrazio Elisabetta per le sue osservazioni che condivido interamente. Vuoi dire niente?
penso insomma che sia condivisibile. È un paese che è ancora molto povero, è un paese che sta cominciando adesso a iniziare a crescere, iniziare a svilupparsi, per cui insomma i problemi che molti altri paesi nelle stesse condizioni hanno. Paragonare l'India oggi alla Cina è un po' unfair, no? La Cina cresce a tassi adesso insomma più bassi, ma è cresciuta a tassi molto elevati per 30 anni. Quindi sì, c'è tantissima strada da fare ancora, il tipo di sviluppo è sicuramente meno green di molti paesi avanzati, meno green della Cina in questo momento, quindi ci sono molti problemi. Allo stesso tempo, insomma, un po' legandomi a quello che diceva Pasquale prima, tutto ciò può essere visto dall'altro lato della medaglia, no? Quindi il fatto che sia ancora un paese molto povero, che il 40% della popolazione sia impiegato in agricoltura, che l'80% sia informale, eccetera, tutto questo è uno svantaggio, ma è allo stesso tempo una grandissima opportunità di catch-up tecnologico, di convergenza e così via. E non è automatico, lo sappiamo, ma le opportunità per un paese come l'India sono enormi. Quindi è un problema, ma insomma, bisogna guardarlo da entrambi i lati della medaglia. Grazie. Altre domande, commenti? Marcella, sì, certo. Volete anche da me un commento su quello che è stato appena detto? Vuoi, sì. Beh, indubbiamente le criticità che sono state messe in luce sia dal professor Scaramuzzino sia dalla professoressa, di cui purtroppo non conosco il nome, sono reali. Effettivamente molte delle cose che sono state dette sono dei problemi con i quali ci confrontiamo quotidianamente. Il fatto che l'economia sia ancora chiusa, nonostante appunto le aperture dei primi anni 90 di cui parlavamo, è testimoniata anche appunto dalle difficoltà che sta incontrando l'Unione Europea nella negoziazione del Free Trade Agreement. Il fatto che ci siano dei grandi gruppi industriali che sostanzialmente hanno un po' un atteggiamento oligopolistico rispetto al mercato, perché controllano enormi settori di attività e non hanno particolare interesse che l'India si apra alla competizione esterna. Questo è un altro dato di fatto. Il fatto che l'istruzione di base sia ancora molto arretrata, diciamo, questo è il risultato di una scelta strategica che venne fatta dal primo ministro Nehru alla nascita dell'India, quella di puntare su dei grandi poli di altissimo livello, però appunto di istruzione avanzata, lasciando indietro l'istruzione di base. Anche questa è un'altra realtà ed è una delle debolezze strutturali che l'India si porta dietro, perché ovviamente diciamo la possibilità, l'ascensore sociale è in gran parte bloccato anche, e aggiungo, perché fin qui non è stato tirato in ballo, anche per questioni religiose. Il sistema delle caste, non ce lo dimentichiamo, è ancora molto rigido ed è pervasivo in questa società, e anche questo è un fattore di immobilismo e di disparità molto, molto pesante. Sono stati ricordati gli squilibri diciamo a livello di stati, sono stati ricordati giustamente gli squilibri enormi che esistono tra la fascia più ricca della popolazione e quella più povera, che è ancora largamente maggioritaria, e per cui è difficile anche prevedere, diciamo, un trend di empowerment, diciamo così, nel breve termine. Moltissimo è già stato fatto, per carità, assolutamente. I meriti di questo governo vanno riconosciuti. Sono state sfruttate soprattutto le tecnologie digitali per raggiungere una larghissima fetta di popolazione con un sistema di welfare, diciamo così, di prossimità, che è riuscito a portare, diciamo, delle piccole somme, però capaci di incidere sullo stile di vita di moltissime persone, veramente a delle fette enormi di popolazione. E questo continua ad essere un po' il trend. L'inclusione finanziaria ha subito anche una fortissima impennata, però ecco, ancora non si è assistito effettivamente a un passaggio dall'inclusione all'empowerment, quindi ancora questo non è stato capace di determinare di innescare crescita.
Un altro fattore rilevante è quello demografico, perché chiaramente si dice che l'India sta godendo di un dividendo demografico, senz'altro, ma è anche vero che con una struttura economica come quella che ricordavamo, così, cioè con poca manifattura e poca occupazione, obiettivamente dare lavoro a tutti questi giovani è un'impresa abbastanza disperata. Si parla di 15-20 milioni di giovani che entrano sul mercato del lavoro ogni anno, insomma, le dimensioni sono impressionanti. Da qui anche l'importanza, appunto, di nuovo del tema delle migrazioni, perché ovviamente quanta più manodopera, diciamo, l'India riesce a riversare sui mercati stranieri, tanto minore la pressione interna. Ed è stato ricordato anche giustamente l'importanza delle rimesse. Quindi per questo anche, appunto, la politica migratoria diventa un pilastro fondamentale delle relazioni bilaterali dell'India. Quindi tutto questo è assolutamente vero, e tutto questo deve essere tenuto presente insieme anche, mi piace, insomma, che sia stato chiamato il bluff della democrazia, nel senso che non è assolutamente vero che l'India cresce meno velocemente della Cina o è meno efficace della Cina perché è una democrazia versus un regime autoritario. In realtà, senz'altro, è una democrazia versus un regime autoritario, ma è anche vero che quello che sta rallentando la crescita dell'India, almeno dal mio osservatorio, sono le sacche di non democrazia che ancora permangono in questo paese: la corruzione, appunto, l'immobilismo sociale, come detto, sorretto anche da un certo tipo di impostazione religiosa, il clientelismo, i fortissimi rapporti che esistono tra potere economico e potere politico. Tutto questo, diciamo, crea, diciamo, delle sacche di resistenza che rallentano, ecco, lo sviluppo dell'India e il suo progredire verso una direzione che sarebbe, insomma, quella auspicabile, almeno, insomma, secondo quello che è il modello di sviluppo occidentale. Poi si può anche dibattere se questo modello di sviluppo vada bene per tutto il mondo e per l'India in particolare, però, ecco, insomma, poi qui entriamo nel filosofico, quindi mi fermo. Grazie. Marcella, mi ero dimenticato di ringraziarti perché tu l'hai accennato all'inizio, ma per te ormai è sera tardi e sei ancora con noi, grazie mille. Prego, prego. Una sola osservazione posso fare. Io non idealizzerei la Cina rispetto all'India. La Cina. Mi ha colpito, come ha detto il professor Scramozzino, che l'India ha un deficit della bilancia commerciale, cioè esporta poche merci. La Cina esporta un sacco di merci e non dei nostri mercati, le esporta in dumping e ci mette in difficoltà. In più la Cina non riesce a sviluppare la domanda interna, perché, stranamente, qui siamo sede del CESPI, paese retto da un regime comunista, non esiste un welfare serio. In India, ma siamo sicuri che il modello economico seguito nel secolo scorso dall'Occidente, Germania, Francia, Italia, cioè travaso di popolazione dal settore primario al secondario per arrivare al terziario, se è ancora attuale? Oggi l'industria occupa dappertutto meno persone. Io mi chiedo se l'India, il fatto che non voglia fare concorrenza alla fabbrica del mondo, alla Cina, e punti su settori come i servizi oppure tecnologie avanzate, ha detto. Mi pare proprio Scamozzino, uno di voi, farmaceutico, chimico, eccetera, o servizi avanzati, il cinema. Siamo sicuri che questo sia un errore? Grazie. Grazie, si sono aperti tanti, tanti temi e li porteremo avanti nelle prossime settimane. Credo che se non ci sono richieste di intervento. Prego, Pasquale. Okay, forse posso rispondere molto brevemente a quest'ultimo commento. Sì, la distinzione tra agricoltura, industria e servizi è una distinzione storica. Probabilmente adesso bisognerebbe ridefinire queste categorie. Però tuttora credo che vi siano delle differenze tra le varie attività produttive. Consiglio di fare un aneddoto. L'ultima volta che sono stato in Inghilterra, alcune settimane fa, sono entrato in una cartoleria e tutti i prodotti cartoleria erano made in China. Quando invece telefono alla mia banca o per i servizi, mi viene risposta una persona con un chiaro accento indiano.
Quindi è chiara la differenza di specializzazione. Dall'altro canto, persone che lavorano nei call centers, qual è il grado di soddisfazione che possono avere? Sono spesso persone altamente istruite che devono rispondere al telefono, fare un servizio quasi di bassa manovalanza e sono facilmente sostituibili. Quindi anche nel caso dei servizi bisognerebbe pensare a servizi di alta qualità piuttosto che a servizi più di routine. Che non, probabilmente non soddisfano del tutto le esigenze di questa popolazione giovane e crescente che l'India si trova ad avere. Benissimo, grazie. Allora io direi che possiamo chiudere qui. Volevo ringraziare di nuovo lo studio Grimaldi, il CESPI, per aver organizzato questo incontro e tutti voi per aver partecipato. Avete visto, oggi abbiamo parlato un po' più di GDP, ma abbiamo però anche accennato a tanti temi che riprenderemo, speriamo di riprendere e di approfondire. Guardando il GDP ci sono due cose che vorrei farvi notare. Uno, Matteo ha mostrato il grafico con i volumi, come sta crescendo il volume del GDP mobilizzato dall'India. E questo è importante per capire il ruolo che quell'economia ha e potrebbe avere in futuro nella regione e nel mondo. In vista di questo incontro ho avuto l'opportunità e il piacere di scambiare alcune idee con Matteo, che mi ha fatto vedere un grafico, adesso qui non ce l'ho, molto interessante, sull'invece il PIL pro capite, che invece è un indicatore più, diciamo, che riflette un pochino di più il benessere, diciamo, lo stato di benessere, l'andamento del benessere dei cittadini di quel paese. E il divario tra Cina e India è molto ampio. Il PIL pro capite, pur con i caveat che Pasquale ci ha segnalato dell'India negli ultimi anni, sta crescendo, ma c'è un divario ancora veramente enorme. In più ci sono tutte le questioni che avete sollevato in questo dibattito. Quindi, in conclusione, l'India ce la ritroveremo nel futuro, per tanti aspetti. Ci sono un sacco, deve recuperare terreno su tantissime cose. Noi vorremmo cercare un pochino di capirle noi, aiutare altri a capirle, quello è un po' l'intento del nostro osservatorio. Grazie e arrivederci.